I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Buon pomeriggio amici di Casalotto, benvenuti a questo sabato strepitoso. Stasera ci sarà un'altra nuova estrazione, dai, speriamo bene, ma come sapete ci sono veramente tanti tanti contenuti anche in questa puntata. Soprattutto la cosa bella e buona è che ci saranno i consigli dei nostri grandissimi esperti, di Marco e di Lio. So che è andata benissimo in settimana, quindi bravi, ciao Lio! Ciao Clara, ben ritrovata. Buon sabato pomeriggio a te, buon sabato pomeriggio agli amici e alle amiche che stanno seguendo Casalotto, la vostra trasmissione del cuore, la vostra trasmissione preferita, che anche in questa occasione vi permetterà di arrivare assolutamente preparati all'estrazione di quest'oggi. Oggi estrazione del sabato sera, quindi attenzione, perché io e Marco abbiamo veramente gli ultimi dettagli da trasferirvi, perciò valutate attentamente questo nuovo, nuovissimo aggiornamento, perché è in esclusiva, è in anteprima, e gli amici, le amiche che stanno seguendo Casalotto in questo sabato pomeriggio avranno l'opportunità di effettuare, per quanto riguarda questo straordinario e importante ultimo minuto e tutto in uno, una sola chiamata. Quindi è una puntata esclusiva ma soprattutto è un aggiornamento esclusivo, perché con una telefonata è bello avere la migliore informazione, quindi attenzione, perché alle ore 20 ci sarà l'estrazione del sabato sera, perciò avete già l'appuntamento alle ore 20 e ovviamente potete anche uscire con tranquillità nell'andare in ricevitoria a giocare prima o dopo la spesa, prima o dopo le vostre faccende del sabato pomeriggio. Come va Clara? Bene, bene, stavo pensando appunto all'estrazione di questa sera, ma cosa ci dobbiamo aspettare? Secondo te come sarà? Beh, secondo me Marco a livello statistico sarà una buona estrazione, anche perché ci sono state giovedì sera delle condizioni assolutamente interessanti per quanto riguarda dei numeri che io e Marco vi abbiamo proposto nella puntata di ieri, ma anche per quanto riguarda questo pomeriggio. Attenzione, perché non si parlerà solo di 90, che tra le altre cose è importante, soprattutto ad una ruota. Avremo anche i centenari, ma soprattutto avremo anche i gemelli. Attenzione, perché impronteremo molto l'estrazione di quest'oggi sui gemelli, perciò la particolarità di questa estrazione sarà assolutamente dedicata ai numeri gemelli. Infatti il 90 è uscito, basta, non c'è più l'ansia del 90, no? 9, 90. Il 90, dobbiamo dire Clara, che è un numero apprezzato da tantissimi giocatori del lotto. Questo dopo il 30, il centenario della ruota di Milano, è assolutamente il più giocato, perché comunque tra virgolette il 90 fa un po' tendenza nel gioco del lotto, anche se non si deve parlare di tendenza, perché il 90 è un numero tranquillamente come un altro numero, ma non so come mai alle amiche e agli amici piace il 90, piace giocare il 90 lambo alterno, e di risultati ne abbiamo avuti parecchi anche nell'ultima estrazione, quella dell'altro ieri, perché quel 90, la ruota dell'8 di Napoli, l'abbiamo centrato
centrato molto molto bene, e nel corso di questa diretta noi vedremo i risultati appunto di giovedì sera. Infatti intanto io sto vedendo ancora degli scontrini che arrivano, quindi le vostre fotografie con gli scontrini che avete vinto appunto giovedì sera, quindi dai, grazie, grazie per questo. E infatti, parlando di 90, ce l'hanno mandato proprio il 90, è arrivato adesso, fresco fresco, va bene. Allora intanto caro Leo, sei pronto per alzarti e andare di là per il consiglio? Beh, assolutamente sì, sono pronto, anche perché noi ci teniamo particolarmente all'estrazione del sabato sera, l'estrazione conclusiva della settimana, e attenzione perché io e Marco abbiamo valutato un unico servizio per questo sabato pomeriggio, assolutamente importante, ma attenzione, e dopo lo ripeterò anche in redazione, alla novità di questo sabato pomeriggio, perché pensa Clara che con una telefonata, una sola telefonata, avranno il tutto in uno del sabato sera, sì, compreso l'ultimo minuto, quindi attenzione perché abbiamo assolutamente questa valutazione straordinariamente importante. E allora io vi dico, seguitemi in redazione, grazie. Eccomi, eccomi in redazione, sto qua, non vado oltre perché mi dispiacerebbe coprire il volto di Raffaella Carrà. Raffaella Carrà è la foto del giorno, perché oggi è il compleanno di Raffaella, qua la vediamo in una sua famosissima trasmissione, Pronto Raffaella. Io purtroppo devo cliccare il monitor perché è importante la valutazione tecnica e statistica per quanto riguarda l'estrazione di giovedì, ma questi sono i risultati: 6,32 questo ambo è arrivato a tutte le ruote, e beh, una puntata di 20 euro è una buona vincita, e proprio dallo speciale 6,60 6,32 è arrivato in questo caso a tutte le ruote. Ma vediamo questi importanti risultati che abbiamo centrato con il 9 ruota nazionale. Bene, questo è stato un piccolo grande regalo in diretta, perché questo 9 ve l'abbiamo portato con la condizione del 90 terzo estratto. Chi ha seguito semplicemente le dirette ha potuto centrare molto bene questo 9 alla ruota nazionale, così solamente seguendo il sottoscritto e Marco, così solamente ascoltando Casalotto, se avete sentito che io confermavo il 9 alla ruota nazionale perché quel 90 terzo estratto lo confermava, ha giocato un euro di ambata, 2 euro, 3 euro, ovviamente ha centrato questa vincita alla nazionale. E poi chi ha avuto gli abbinamenti, il 9,55 è un ambo, perciò ambata e ambo. E noi vi facciamo vedere questi scontrini puntati a un euro perché è la giocata che tutti quanti possiamo sostenere, ma ci sono molte amiche che hanno puntato molto più di un euro, le persone che amano le ambate, le persone che stavano aspettando un piccolo grande regalo in diretta, e questo è arrivato proprio per giovedì. E giovedì il 9 è arrivato al primo colpo alla ruota nazionale, 9,55 in ambo, 25,90 ruota di Napoli. Bene, questo ambo è stato un ambo vinto e stravinto da centinaia e centinaia di persone, perciò il 90 l'abbiamo ben centrato. Ci sono anche degli altri risultati che dopo andremo a vedere, ma attenzione, è sabato pomeriggio, ancora non tutti hanno voluto aggiornare appunto i nuovi numeri per quest'oggi. Bene, allora io vi chiedo di effettuare solo questa chiamata, una sola chiamata, tramite il portale 89 22 22, straordinariamente importante questo portale. Il tasto 3 vi conferma le nuove valutazioni di Leo e di Marco.
pacco, signori, attenzione, perché questo è il tutto in uno del sabato sera e ultimo minuto, attenzione, perché avrete veramente questa particolarità molto interessante, perché abbiamo a livello di tutto in uno lo speciale 90, attenzione al 90, perché questo 90 ha un ambo e un terno, punto stop, quindi il 90 ha un ambo secco e un terno secco. Abbiamo lo speciale 71, occhio a questo 71, sempre con un ambo e un terno, quindi la valutazione del 90 porta un ambo e un terno, quella del 71 idem, e poi attenzione, i centenari in terno secco, sì grazie, assolutamente sì, perché proprio per quanto riguarda la statistica di alcuni centenari, vogliono il terno secco per quest'oggi, perciò la valutazione del 90 e del 71 è quella del tutto in uno, quindi questi due numeri veramente tanto attesi, più giocati da voi giocatori del lotto, li trovate in tutto in uno, e i centenari, attenzione, perché li potete ascoltare sempre tramite questo servizio, ma è chiaro che se voi volete solo la valutazione del 90 o del 71 e magari i centenari non vi interessano, beh, ascoltate e giocate solo l'ambo e il terno col 90, l'ambo e il terno col 71, e ovviamente al contrario, se vi interessano solo i centenari, seguite i centenari, attenzione, perché abbiamo questo terno secco veramente eccellente per quanto riguarda due centenari, e io vi posso anticipare che i centenari in questione saranno il 30 di Milano, il più anziano, e il 43 della ruota di Cagliari, il più giovane. E allora questo tutto in uno non lo deve perdere nessuno, in questo sabato pomeriggio avete ancora tempo appunto per andare a giocare, per cui 89 22 22 tasto 3 per questa valutazione del tutto in uno e ultimo minuto, e poi veramente non dovrete chiamare più nessuno, non dovrete chiamare nessun altro portale, perché qua avrete la migliore informazione valida per l'estrazione di quest'oggi. Entrate ed ascoltate subito questa info di Lio e Marco. Facilmente tutti vi inseguono, tutti li aspettano, ma a volte non si vedono per niente. Corro nell'immensa prateria, al galoppo li vedi andar via, con le barbe bianche di denari, sono i misteriosi centenari. Contano, ma non si fan pescare facilmente. Tutti li implorano, tutti li bramano, ma spesso non ti filano per niente. Fuggono coi cavalli mentre a terra, giù dai canyon e su per la sierra, con le barbe bianche di denari, sono i misteriosi centenari. Hey-ha! 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 Tutti li coccolano, tutti li scrutano, ma sono estremamente riservati. Tutti li annotano, tutti li citano, e prima o poi saranno catturati. Sono sempre in fuga, sempre in corsa, chi li prende riempie la sua borsa, alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari, alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Hey, ha,
Caro Lio, tu sei fan dei film 007, James Bond? Così no, così, mi sembra di così no. È così. Anche Marco, mi sembra che non... Alcuni mi piacciono, non è il mio genere, non sono i miei preferiti, anche se devo dire che comunque c'è sempre stato uno staff straordinario appunto per l'interpretazione di questi film, soprattutto i personaggi che hanno sempre avuto un ruolo particolare, io li ho sempre trovati comunque affascinanti. Infatti, allora, neanche a me fanno impazzire, non è che mi piacciono, però la prossima notizia riguarda proprio il prossimo film di James Bond, perché Daniel Craig sembra che non lo vuole più fare, non vuole più essere James Bond, e stanno pensando al nuovo fidanzato di Taylor Swift, questo qua. Questa, la notizia è uscita nel Sun, è Tom Hiddleston, un attore britannico di 35 anni, anche un po'... Vabbè, volevo dei bruttini, beh, non è che non mi piace sinceramente, però vabbè, lui ha lavorato tanto in teatro, televisione, cinema, io sinceramente non ce l'ho presente, però ha fatto film come Thor, The Dark World, Midnight in Paris, poi con Hugh Laurie la miniserie The Night Manager, e proprio lui potrebbe essere il nuovo 007, ecco. Beh, assolutamente. Ti piace? Non mi espongo, non mi espongo. Beh, sicuramente per gli amanti del genere sarà un successo, di conseguenza io penso che comunque un attore in grado appunto di sostenere qualsiasi ruolo, e in questo caso il ruolo dell'agente 007, e se lo sa far bene, sarà assolutamente apprezzato dai fans di questo film, genere di film. Vedremo. Allora, intanto adesso, caro, guarda, non hai avuto neanche il tempo di riposarti un po', devi di nuovo alzarti e andare in redazione. Beh, ma lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, perché ora dobbiamo anche valutare questo 90, questo numero straordinario, il numero più atteso, più seguito, più giocato, anche perché ci sono condizioni e condizioni. Noi sappiamo oramai per esperienza, oramai... per statistica, che quando arriva un numero isotopo, può essere un numeretto, può essere un gemello, può essere un radicale o comunque qualsiasi numero isotopo, attenzione, perché si dovrebbe valutare il vertibile. Se voi avete ben notato nell'estrazione di giovedì, innanzitutto ci sono state tante somme 90, ma soprattutto c'è stato un bel numeretto 9 perfettamente isotopo. Allora, signori, attenzione, perché se tanto mi dà tanto, questo 9 porta il 90. Andiamo subito in redazione a vedere il portale innanzitutto, ma soprattutto l'informazione prelibata di questo 90 valido per il concorso di quest'oggi. Seguitemi, grazie. Eccomi qua ancora in redazione. Io ora devo ricliccare appunto il monitor, quindi Raffaella Carrà, in pronto Raffaella, è il compleanno di Raffaella Carrà. Tanti, tanti auguri, ecco che clicco sopra il monitor e le condizioni arrivano per quanto riguarda questo importante portale, ovvero l'895095, tasto 3. Mi raccomando, voi entrate tramite rete fissa e tramite cellulare, digitate 895095, il tasto 3 vi conferma assolutamente la nuova informazione sul 90. Allora, signori, attenzione, perché quel 9 isotopo conferma il 90. È una regola del gioco dell'otto. Attenzione, perché il 90 è appena arrivato alla ruota nazionale, ma non ci interessa, perché quando esce come terzo estratto, prima esce il vertibile del 90 e poi si ripete appunto il 90. Signori, attenzione, Firenze nazionale, il 90 è assolutamente importante.
importante. E poi io vi faccio notare ancora la conferma della ruota nazionale e Palermo con il 55-35, altra comoda somma 90, e ancora Palermo-Torino col 12-78. Ma io e Marco come abbiamo valutato appunto questa nuova informazione? Il 90 dal 9 isotopo e non solo avrà un ambo e un terno Firenze nazionale. Ma signori, attenzione, perché nella classica valutazione di somma 90, 90 un terno secco a Palermo nazionale, quindi è un terno di tre numeri, è un terno che può valere ben 4.500 volte la posta, perciò diventa veramente prelibato speciale, perché sono tre numeri secchi, nazionale Palermo, 90 compreso. E poi attenzione, lo speciale numeretto 9, attenzione perché è ancora il momento del 9 alla ruota di Palermo-Torino, sempre con un terno secco. Allora signori, attenzione, vedete questa valutazione, speciale 90, eccolo qua, questo speciale 90 con un terno secco, quindi non avrete mezzo numero in più, e speciale numeretto 9 a Palermo-Torino con il secondo terno secco. Qua avete due terni, attenzione all'importanza del terno, perché il sogno di qualsiasi giocatore del lotto è quello di centrare, di vincere un terno. E poi attenzione, il 90 dal 9 isotopo invece ha un ambo e un terno, tutto qua, attenzione perché è veramente facile innanzitutto entrare all'895-095 tasto 3, è veramente facile ascoltare la nuova informazione, ma soprattutto giocarla, perché sono veramente pochi numeri i migliori in assoluto validi quest'oggi. Thank you.
Allora, stavamo parlando di tempo, di questo tempo un po' pazzarellone. Un tempo un po' così. Dell'estate. Ma adesso arriva l'estate, io sono troppo contento, Clara. Ma che speriamo che arrivi. Settimana prossima. Ma estate così sulla carta, non lo so, speriamo che arrivi veramente nella pratica. Noi qui... ci crediamo. Dai, ci vogliamo credere, perlomeno. Crediamoci. Dai. E intanto allora noi iniziamo a fare gli auguri a Paul, al mitico Paul McCartney, che fa 74 anni. Ma dai. Sì, dai, giovane. Quindi due ancora. Grandi personaggi sono nati quest'oggi, sì. La Raffaella e Paul McCartney. Infatti, dice, uno dei musicisti più ricchi al mondo, infatti fino all'anno scorso era addirittura il più ricco al mondo, secondo me anche quest'anno è così. Naturalmente ha un catalogo musicale invidiabile, la passione per la pittura, una figlia stilista che io adoro, è vegetariano, ha un passato appunto nella band più celebre del mondo. Dice appunto la notizia che per tanti anni ha cercato di scrollarsi di dosso questa cosa che faceva parte dei Beatles, ma ora ha finalmente l'ha accettato. Poi con l'amico John Lennon ha scritto alcune fra le più celebri e ascoltate canzoni della storia della musica e ha trasformato l'Art Institute of Liverpool, dove ha studiato, in una scuola d'eccellenza di fama mondiale. Poi l'abbiamo visto amico della regina Elisabetta, anche qui dice i maligni insinuano che lei avrebbe voluto lui come figlio anziché Carlo. Ma non ci credo proprio, ma non ci credo proprio, guarda, neanche se la regina mi manda un WhatsApp e me lo scrive, non ci credo. A lei va bene Carlo, Carlo sì, migliorato. Carlo, sì, sì, dai, certo. Però vabbè, tutti abbiamo difetti, no? Beh, certo, anche assolutamente lui... tutti, anche lui avrà i suoi difetti, come del resto anche la Elisabetta avrà i suoi difetti, quindi nessuno è perfetto. Beh, che dire, io posso semplicemente dire, in base a questa notizia, che questo è stato veramente un grande personaggio che ha fatto veramente tante cose, tanta bella musica, noi l'abbiamo sentita, la musica naturalmente da solista, la musica o comunque la sua voce di quando era ancora nel gruppo più famoso del mondo, ma io penso una cosa, che comunque i Beatles hanno dato modo appunto di lanciare questo personaggio. Lui ha avuto tanto successo, ma perché? Perché veramente ha saputo fare tanto, ha saputo dare tanto al pubblico. E alle volte proprio il segreto di un grande successo è quello di accontentare il pubblico per quanto riguarda, io adesso non dico ogni richiesta del pubblico, ma andare incontro al pubblico per quanto riguarda una qualsiasi cosa, ovviamente sempre se si può fare. Anche tu sei così, allora? Beh, assolutamente sì. Cerchi di accontentare tutti i nostri amici. Beh, assolutamente, quello che riusciamo a fare noi lo facciamo più che volentieri, anche perché questo, oramai da 20 anni a questa parte, è il nostro lavoro, di conseguenza noi cerchiamo, ovviamente con i nostri limiti di redazioni, eccetera, eccetera, di accontentare il più possibile. Alle volte ci scappa un ambo in regalo, alle volte è semplicemente un'ambata, ma anche queste sono delle piccole o grandi cose che io e Marco riusciamo a fare. Non è sempre possibile, perché non dipende sempre e solo da noi, ma quando è possibile ovviamente noi lo facciamo, per esempio anche quando noi vogliamo farvi fare una sola telefonata, diventa importante, perché è chiaro che comunque la telefonata ha il suo costo, e quindi con una telefonata, per esempio come in questo portale che io ora andrò a menzionare, diventa assolutamente interessante, diventa assolutamente importante, perché con una telefonata, con questa telefonata, voi unicamente e semplicemente avrete il tutto in uno e l'ultimo minuto, il tutto in uno, con due punti fondamentali, e in redazione li andremo a rivedere, e l'ultimo minuto con lo speciale ritardatari centenari che diventano assolutamente interessanti, ritardatario 30, la ruota
ruota del Lotto di Milano e il ritardatario centenario 43 alla ruota del Lotto di Cagliari. Seguitemi in redazione per questo portale veramente importante. Abbiamo questa grande opportunità, questa grande possibilità, perciò in questo sabato pomeriggio attenzione, perché siete ancora in tempo ad ascoltare questo Tutto in Uno e Ultimo Minuto, siete ancora in tempo ad effettuare questa chiamata e sarà l'unica chiamata, perché avrete la migliore informazione, quindi non dovrete veramente chiamare più nessuno, più nessun portale, perché il miglior aggiornamento è in questo Tutto in Uno e Ultimo Minuto. Seguitemi in redazione, grazie. Eccomi qua, ancora in redazione, eccomi qua, ancora con Raffaella Carrada. Pronto, Raffaella? Io clicco appunto il monitor e dico pronto, 89 22 22, pronto, prontissimo per voi. Questo portale al tasto 3 vi conferma con l'ultimo minuto il centenario 30 alla ruota del Lotto di Milano, il più vecchio centenario è alla ruota di Cagliari il 43, interno secco, è da valutare attentamente proprio per quest'oggi, e questa valutazione è quella di aggiornamento, quella conclusiva per il 30 di Milano e per il 43 della ruota di Cagliari, perché attenzione, questi due sono assolutamente interessanti. Allora, si potrebbe per assurdo verificare l'arrivo del 30 a Cagliari e del 43 alla ruota del Lotto di Milano, ma come io e Marco abbiamo gestito questo terno, fa niente anche se dovesse arrivare il 30 alla ruota del Lotto di Cagliari, perché comunque verrebbe pagato semplicemente e ugualmente in ambo interno secco. Quindi questo ultimo minuto diventa veramente importante e prezioso con questi due paletti, il 30 di Milano e il 43 di Cagliari. Ma attenzione, perché il Tutto in Uno vi permette di avere sempre con questa telefonata, quindi non vi chiediamo nessun'altra telefonata in nessun altro portale, non dovrete chiamare più nessun altro, perché abbiamo il Tutto in Uno con lo speciale 90 e lo speciale 71. Il 90 di quest'oggi, attenzione, perché ha un ambo e un terno secco. Allora signori, attenzione, perché diventa molto importante questo ambo e questo terno con il 90, e ovviamente voi potrete anche unire per ambo, terno, quaterna, scegliete voi appunto come gestire. Dal momento stesso che è un ambo e un terno con il 90, dal momento stesso che sono quattro numeri, potete anche giocare ambo, terno, quaterna. Lo stesso discorso vale per il 71, perciò attenzione. Perché io e Marco abbiamo scelto questo 90 e questo 71? Beh, ve lo dico subito, perché questo 71 e 90, attenzione, perché hanno un'alta statistica anche di sortita in ambo secco. C'è l'abbinamento in ambo e interno per ciascuno uno di questi due numeri. E allora signori, attenzione, perché diventa veramente unico, diventa facile, diventa imperdibile questo ultimo minuto e Tutto in Uno che non deve perdere nessuno. Lo trovate ancora per i prossimi 3-4 minuti all'89 22 22. Ripeto, 89 22 22, il tasto 3 vi conferma immediatamente questa nuova valutazione. Allora, io so per certo che in questo momento ci sono ancora delle linee a vostra completa disposizione, costano da rete fissa 2 euro e dai cellulari 1 euro in più. Entrate ed ascoltate questa nuova valutazione, ed è quella definitiva per l'aggiornamento, per l'estrazione di quest'oggi. Mi raccomando, dopo aver digitato l'89 22 22 tasto 3, e subito ascolterete la voce di Marco che vi detterà e scandirà i numeri. Formentera, Tecchiero, mia guapa, mia dolce isola Hermosa. Guapa. Sono arrivata bianca e torno nera. Sei così bella che non sembri vera. Isla bonita, dolce e sincera. Io ti bacio sulla bocca, Formentera. We'll be right back.
sdraiarsi al sole sulla calda striscia di morbida sabbia bianca, col mare davanti anche dietro il paradiso non mi stanca, camminare nell'acqua attraverso le onde verso l'isola disabitata, Formentera te quiero mia dolce muchacha, mia isola incantata. Guapa. Sono arrivata bianca e torno nera, sei così bella che non sembri vera, isla bonita, dolce e sincera, io ti bacio sulla bocca Formentera. Fila di sassi messo uno sull'altro per esprimere un desiderio, l'orologio lo voglio dimenticare, questa volta faccio sul serio, far volare il bikini come vela sull'onda e nuotare come mamma mi ha fatta, Formentera te chiedo per te, io d'amore lo sai divento matta. Loca. Sono arrivata bianca e torno nera, sei così bella che non sembri vera, isla bonita, dolce e sincera, io ti bacio sulla bocca Formentera. In leggera tra i granelli di sabbia con le ali ai piedi mentre gli occhi catturano il mare. Mio caro Lio, io so che tu non vedi l'ora che arrivi un nuovo programma televisivo. Dipende quale. Il grande fratello. Wow. VIP. Oh, ci sarò anch'io. Sì, magari. Io e te? No, no, per carità, ma grazie, no. Reality, assolutamente. Beh, anche se devo dire una cosa, sono molto affascinato dall'isola io. Ti piace? Sì, sì, quello sì. Quello mi è piaciuto. Sì. Proprio mi piacerebbe anche partecipare come concorrente. No, io no. No. No, me l'avevano proposto all'inizio dei ci reality. Dovevi andare, no, dai. No, guarda, no, non ce la faccio. Io ho fatto 3.000 provini, ma nessuno mi ha voluto. Sì, amore, perché non ci siamo visti? Quando è che da 10 anni fa è nato, sì. Non so, quando è stato il grande fratello, il primo. Mi ricordo che mi hanno proposto la fattoria, poi c'era un altro, un po' di... No. Grazie, sto qui. La fattoria poi non c'è più stata. No, c'era la fattoria, mi ricordo, poi il grande fratello, ma lì era perché già lavoravo e quindi all'inizio non volevano persone che erano apparse in televisione, sì. In televisione, quindi poi c'era un altro che non mi ricordo, però no. Che devo fare, sono fatta male. Allora, intanto però... allora, la prossima stagione dovrebbe partire, sta famoso qua, grande fratello VIPs su Mediaset, non si sa chi condurrà, partiamo bene perché se non si sa neanche chi è la conduttrice, o la D'Urso, tanto un volto nuovo, o la D'Urso, o la Ilary Brasi, o la Alessia Marcuzzi, ecco, perché ragazzi non c'è nessun altro. Però gli autori sono già impegnati a selezionare i prossimi concorrenti, anche qui famosissimi, perché uno dovrebbe essere Biagio Danelli. Tu lo conosci? No. Bene, neanch'io. Tu? No. Ex Geffino e ora attore. Poi un altro famosissimo, anche questo, infatti è grande fratello VIP, dovrebbe essere Luca Viganò.
fantastico. Beh, forse era un mio compagno di scuola, sì, Luca. No, si chiamava in un'altra... No, mi chiamò Brianza, sì, quindi magari qualche Brianzolo. Lui è un ex tronista e ora anche lui attore, scrittore, perché ormai, capito, uh-huh, sono tutti scrittori, attori, presentatori, cantanti. L'unica che conosco fino adesso è la Cristina Plevani, che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello nel 2000. Quindi ritorna anche lei? Beh, come VIP. Sì, non so che, vabbè, boh, magari, non dico, basta, non dico nient'altro. Beh, secondo me, al posto di fare queste cose VIP, che poi ora della fine di VIP ce ne sono ben pochi, sarebbe invece bello magari ritirare in ballo i personaggi più simpatici del Grande Fratello, anche perché comunque non facciamo di tutta l'erba un fascio, comunque alcuni concorrenti della casa sono stati simpatici, magari anche non i vincitori o magari anche qualche vincitore, e magari sarebbe carina un'edizione appunto con i più simpatici, con i più quotati, i più votati, proprio per rivedere questi personaggi, magari anche come sono cambiati dopo 10-12 anni più o meno. Vediamo se loro sono disposti, perché sai, vedersi cambiati, magari qualcuno è cambiato proprio male, è cresciuto male, quindi dice, Clara, ma no, non voglio vedere com'era. È chiaro, Clara, che comunque non si può rimanere giovani per sempre, non si può rimanere giovani e belli per sempre, di conseguenza, allora, se una persona ha la testa sulle spalle, accetta tutto della vita, di conseguenza anche la ruga in più, i 10 anni in più, e di conseguenza poi se ha deciso di diventare un personaggio pubblico, è chiaro che comunque le persone ti apprezzano, ti seguono, ti vogliono bene per quello che tu sei, e di conseguenza non dovrebbero avere paura, perché se non avevano paura 10 anni fa, non dovrebbero aver paura nemmeno adesso, io penso. A me piacerebbe, guarda, che invece di fare ancora il Grande Fratello, l'Isola, cose nuove, qualcosa di proprio di gente nuova, roba proprio. Ma ce ne sono, è possibile che all'estero ne sfornano ogni mese robe meravigliose, in Italia col talento che c'è non si, sempre gli stessi personaggi, sempre gli stessi programmi, è vero, però, mamma mia, no? È vero, cioè, veramente si scambiano, uno va di qua un canale, l'altro, questa è la novità, uno va di qua, uno va di là, uno su, sì, uno giù, si scambiano i programmi, si vendono questo, si vendono quell'altro, però ora della fine è vero, sono sempre gli stessi intrattenimenti, le stesse cose del sabato sera, della domenica pomeriggio, sempre tutto uguale. Sì, infatti per quello la gente, per fortuna, adesso più che mai sta andando, vede sul web delle serie, delle cose, ormai è quello, vede delle cose di qualità, delle cose nuove, anche perché comunque sì, il web sarà comunque la televisione del futuro, sarà comunque proprio la televisione del futuro. A questo proposito, ricordiamo che noi siamo in diretta anche sul web, assolutamente, è importante perché anche dopo questa diretta, se magari voi arrivate a casa dopo le 3:30, quando la trasmissione è finita, voi potete ovviamente rivedere la puntata, la potrete rivedere domani o comunque quando vorrete, ed è importante comunque anche il rivedere una puntata, perché se io o Marco regaliamo dei numeri in diretta e poi diciamo che sono usciti, voi potete andare a confrontare appunto se è vero che sono usciti, quindi vedete, noi non abbiamo paura veramente di nulla, e quel 9 alla ruota nazionale che vi ho regalato io mercoledì e Marco giovedì è arrivato al primo colpo di gioco, quindi potete andare a rivedere le puntate, perché proprio io dicevo 9 alla ruota nazionale. Allora Clara, io vado in redazione ancora una volta in questo sabato pomeriggio, e attenzione perché oggi ci occupiamo dei gemelli più belli, e attenzione perché abbiamo due numeri gemelli pari molto interessanti, molto attendibili per il concorso di quest'oggi, perciò vi dico seguitemi, grazie.
Eccomi ancora in redazione ed ecco ancora la mitica Raffaella Carrà in Pronto Raffaella. Oggi è il compleanno di Raffaella Carrà, per cui ancora tanti tanti auguri. Io ora clicco il monitor e attenzione, perché c'è la nuova condizione del 22 alla ruota del Lotto di Genova. Questo 22 è straconfermato dal 29. Il 29, attenzione, perché diventa assai importante, perché è il vertibile del 22, e questo vertibile del 22 conferma il 22, che ritarda da 134 estrazioni. Allora signori, attenzione, 21 è il laterale appunto del 22, e questa valutazione diventa importante proprio per stasera. E poi signori, attenzione, perché come altro gemello abbiamo l'88, un 88 speciale alla ruota del Lotto di Roma. Allora Genova 22 ritarda da 134 estrazioni, Roma 88 non è mai in ritardo. In questo speciale abbiamo per la ruota del Lotto di Genova due ambi e un terno, quindi questo centenario a Genova si deve trattare quest'oggi unicamente con due ambi e un terno secco, mentre per quanto riguarda l'88 alla ruota del Lotto di Roma, speciale una ruota, abbiamo un ambo e un terno, tutto qua. Quindi vedete, minima valutazione dei gemelli più belli per una grande estrazione, quella di quest'oggi. 89, 22, 77, ripeto 89, 22, 77, tasto 3 per avere questa nuova informazione. I gemelli più belli non li perdete, perché sono molto interessanti, soprattutto nel concorso di quest'oggi. Entrate ed ascoltate questa informazione. Sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 8, 9, 2, 2, 7, 7. We'll be right back.
Caneri, eccoci nel nostro salotto. Adesso facciamo gli auguri di buon compleanno a Maria Roberta Pelloni. Che uno, lui lo sa, però magari molti diranno, e chi è questa qua? Vabbè, la è Raffa. La nostra Raffi, la Raffi nazionale, mamma mia, meravigliosa. Infatti oggi è il suo compleanno, compie 72 anni, noi gli auguriamo ancora, che ne so, 50 ci sta, perché abbiamo bisogno di lei. È un piacere vederla ancora oggi in televisione. Io la do, secondo me, come lei non ce n'è. Assolutamente. Vabbè, conduttrice, cantante, ballerina, il suo nome d'arte, lo deve all'unione di Raffaello, il pittore, e Carlo Carrà. Così si è inventata questa cosa, bello, Raffaella Carrà, ci piace. Il suo successo arriva nei primi anni 70, ricordiamo le coreografie, questi costumi che ancora adesso sì, mette. Belli, belli. Vero, lei ama i paillette, le paillette, le tutti i lustrini, vero. Sì. Poi comunque io penso che ancora 20 anni fa, 30 anni fa, quando comunque c'erano anche le censure, lei è sempre stata comunque un tipo molto moderato che comunque è sempre andata avanti per la sua strada, ovviamente facendo il suo show, facendo comunque la sua trasmissione, e nessuno mai comunque ha usato, tra virgolette, contestargli mai niente, anche perché dobbiamo renderci conto che lei è stata forse la prima donna in TV a mostrare l'ombelico del mondo. Sì, no, sì, no, sì, del sì. Mondo, il suo ombelico. È vero, meraviglioso. E nessuno ha detto niente, sì, in quegli anni. Ma lei può fare quello che vuole. Beh, sì, la regina. È un mito, veramente, sì. È un'istituzione. Io penso che comunque se non ci fosse stata bisognava inventarla, sì. Ma inventare un altro personaggio come la Raffaella Carrà sarebbe stato veramente impossibile. Perché comunque lei in ogni parte c'è stata bene, ha fatto veramente delle cose straordinariamente importanti, e anche allora lei era già un passo avanti per quanto riguarda ovviamente anche l'evoluzione televisiva, per quanto riguarda tante cose, semplicemente anche per quanto riguarda i costumi, aveva forse un occhio diverso di vedere le cose, ed erano sicuramente più proiettate nel futuro anche televisivo. È vero. È vero. Poi sai, lei ha una caratteristica dei grandi, dei miti. Io infatti l'ho conosciuta, ho avuto questa fortuna, e lei è una persona così semplice, alla mano, educata, tranquilla, che tu dici, caspita, sono qua, c'è la Carrà, che non so, ti aspetti chissà che cosa. Tranquilla, come una vicina di casa. Ah, io lì proprio l'ho amata ancora di più, perché lei già era famosissima certo, in Sud America. Ecco, questo qua comunque è un personaggio VIP, questo qua è un vero VIP, una persona comunque che sa di essere importante, che sa di essere famosa, che però non se la tira. Ma poi famosa perché sa cantare, ballare, sa fare, sa fare tutto. E anche bene, anche perché comunque lei, nascendo anche come showgirl, come soubrette, e poi comunque ha pure cantato e ha fatto delle canzoni che comunque ancora ad oggi canticchiamo, ancora ad oggi ce le ricordiamo queste canzoni. Perciò cosa vuol dire? Che quello che lei ha dato è stata veramente tutta farina del suo sacco, e ha dato veramente tanto, ha fatto tanto per il pubblico. E poi stiamo qui a parlare del grande fratello VIP, di gente che manco si conosce. Vabbè, allora intanto, guarda, abbiamo pochi minuti, caro Lio, non ridere, sono cambiati i tempi, il talento ormai è un optional. Allora, vai, sì, la vado parola. In redazione per l'ultima volta, perché ci sono delle ultime linee ancora collegate all'ultimo minuto, tutto in uno. Attenzione, perché avete ancora questa grande opportunità in chiusura di questo sabato pomeriggio, e poi alle ore 20 ci sarà l'estrazione di fine settimana. Seguitemi, grazie.
Eccomi ancora in redazione, eccomi ancora con Raffaella Carrà e l'89-22-22. Straordinariamente importante questo portale, tasto 3 per la nuova informazione del tutto in uno e ultimo minuto. Io ora clicco per l'ultima volta in questo sabato pomeriggio il monitor e attenzione, perché entrando tramite l'89-22-22 il tasto 3 vi conferma per questo sabato il tutto in uno. Attenzione, perché oramai ci siamo alle stazioni del sabato sera, abbiamo l'ultimo minuto con i centenari 30 e 43, interno secco, signori, attenzione, perché questa è una valutazione veramente importante. Centenari, grazie, interno secco, e poi la valutazione del 71 e del 90, perché sia il 71 ma anche il 90 diventano assai importanti in ambo interno. Ma voi ovviamente potrete anche unire l'ambo alterno e giocare ambo terno quaterna, quindi dal momento stesso che avrete in mano i numeri li potete gestire un po' come volete. Allora, 89 22 22 tasso 3, migliore informazione quella di questo tutto in uno e ultimo minuto, una sola chiamata e sarete a posto, pronti per l'estrazione di quest'oggi. Via con le vostre chiamate. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Yeah. Agrigento, 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 Agrigento. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma che ne dite, alle 20 sarete dei nostri? Ma sì, sì, dai, dai, ci sarà l'estrazione, credo l'ottava di questo mese, quindi in bocca al lupo già da adesso, andate a giocare poco, seguendo i consigli dei nostri grandi Leo e Marco, e noi ci vediamo più tardi. Assolutamente sì, grazie Clara, grazie a tutti voi, mi raccomando, sempre dobbiamo giocare con prudenza e moderazione, perché basta quell'euro per rimanere in gioco. Allora, io voglio ricordare che i portali sono sempre a vostra completa disposizione, anche tutti coloro che vorranno ascoltare i nostri portali dopo questa diretta, prima dell'estrazione di quest'oggi, potranno ovviamente valutare le informazioni, e ricordiamo anche che sono aggiornati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, estrazione dopo estrazione.
trasmissione. Grazie ancora una volta a tutti voi, grazie a Clara e ovviamente mi raccomando, alle ore 20 avete l'appuntamento da Italia 53 e dalla TV canale 164 per le stazioni in anteprima nazionale, e ricordo anche dalle ore 20:30 alle ore 21 il dopo estrazione sul 164. A dopo, ciao, 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 ciao.